Però devo dire che sono felicissimo che Giancarlo Giannini è qui, perché oggi recitare D'Annunzio, sentirlo, ascoltarlo con la sua voce è un valore aggiunto, e questo festival che ha organizzato il presidente Sospiri va nella direzione giusta, cioè di fare cose culturalmente molto alte, e questo gli va dato atto e merito. E voglio aggiungere una cosa, perché non guasta, con un pubblico strabordante per una cosa di... Ma quello è normale, ci sono io. È la verità. Andiamo, dai. Però alcune cose di D'Annunzio, ma c'è anche un rapporto di D'Annunzio con Dante, c'è un rapporto di D'Annunzio con... Francesca da Rimini è stata proprio copiata dalle cose. Parlavo prima con un'esperta di cose che durava 8 ore, penso, lo spettacolo da Francesca da Rimini. Estratto dal poeta, seguita ad esistere nella coscienza degli uomini. Maggior poeta è dunque colui che sa di scoprire, di sviluppare, estrarre un maggior numero di codeste performazioni ideali. E poi D'Annunzio con Shakespeare, soprattutto con una cosa, insomma, farò anche delle cose di Shakespeare, cose un po' di Dante, un po' poi, insomma, D'Annunzio poi, grande amatore di donne, c'è un bel monologo che riguarda questo, vabbè, che facciamo? Lo improvvisiamo, stasera improvvisiamo, no? È un happening, andiamo, dobbiamo divertirci, ci giochiamo, io il mio mestiere l'ho sempre fatto come gioco, si chiama Jouer to Play, quindi per me è tutto un gioco, e quindi stasera sarà, non lo so neanch'io, però è divertente questo, no? Ogni volta che penso all'Abruzzo penso sempre alla poesia di D'Annunzio, I pastori, che è bellissima, no? Settembre, andiamo, è tempo di migrare, eccetera. D'altronde D'Annunzio che... Vabbè, farò anche la più bella poesia, che secondo me è la più bella poesia erotica che sia mai stata scritta, che è La pioggia del Pineto. Pensa che D'Annunzio non parla mai del sesso maschile, sesso femminile, in tutte le sue cose, però è di una potenza proprio fantasiosa e... miracolosa, proprio bellissima, insomma, il rapporto a Pioggia del Pineto e il suo rapporto con Eleonora Duse. Mi dicevano prima che Eleonora Duse, che era la protagonista come si chiama lì, della Francesca da Rimini, no? Presa da Dante, le cose, durava 8 ore lo spettacolo, insomma. Poi, era un pazzo divertente, un grandissimo poeta, mi piace molto.